Salve a tutti, per le interviste di TraderLink oggi un graditissimo ritorno, Roberto Malnati, analista finanziario, e con lui daremo uno sguardo agli indici internazionali. Non aggiungo altro, lascio a te la parola. Grazie a tutti per l'invito, buona settimana a tutti. E sono qui per capire con voi quali sono stati i momenti chiave della settimana passata e quali condizionamenti porteranno alla settimana che sta cominciando oggi. Perfetto, allora io inizierei direttamente dal listino italiano. Allora, il listino italiano in qualche modo ha avuto delle vere stelle che sono brillate in questi ultimi giorni, da Ferrari a Campari. Quindi, diciamo, il lusso, l'italianità ha davvero continuato a crescere in un momento in cui l'indice italiano era sotto osservazione per quanto riguarda le decisioni della Banca Centrale Europea e della Fed americana che, continuando con la politica di incremento dei tassi di interesse, avrebbero potuto colpire, diciamo, quelli che erano i nostri più grossi partecipanti all'indice italiano, quindi le banche, in un momento in cui anche le banche americane, soprattutto le banche regionali, erano sotto pressione. In realtà, la giornata di venerdì con il dato sul mercato del lavoro ha tranquillizzato un po' tutti. Quindi il mercato italiano, anche per questa settimana, rimane un mercato di temi interessanti e sarà comunque in qualche modo condizionato da quelle che sono le elezioni delle cariche sociali nei consigli di amministrazione delle principali società quotate. Quindi Un'altra domanda velocissima. Stati Uniti, dati macro particolarmente importanti, in arrivo, condizioneranno o meno i mercati? Il mercato è convinto che ormai l'inflazione c'è per rimanere, quindi l'oro che è in prossimità dei massimi assoluti, le società petrolifere che stanno cercando di uscire dalla trappola in cui molti fondi hedge hanno provato a metterle, quindi shortando titoli e shortando anche lo stesso carburante, cioè quindi il gasolio in quantità industriali, per far arrivare il messaggio che i mercati si aspettano una sorta di frenata industriale, sto parlando di questo, frenata dei trasporti. E quindi, siccome l'indice Dow Jones dei trasporti è uno degli indicatori storicamente negli ultimi 50 anni più utilizzato per capire se l'economia è sana, l'idea di mettere sotto pressione il mondo dei trasporti in qualche modo avrebbe permesso, secondo questi fondi hedge, di avere una risposta, diciamo, più a favore del mercato da parte della Fed, che non c'è stata. La Fed non ha detto ci fermiamo qui con l'aumento dei tassi, no? Quindi non è arrivata una risposta di questo genere nemmeno dalla BCE, ma il mercato azionario, noi sappiamo che in presenza di inflazione è uno dei pochi luoghi che permettono quantomeno di replicare l'inflazione. Quindi paesi che hanno un'inflazione del 100% hanno un indice che cresce annualmente vicino al 100%. Quindi se noi andiamo a prendere anche paesi con inflazioni più ridotte come la Turchia, ma se andiamo a prendere l'Argentina o se andiamo a prendere anche il Venezuela, pur con aziende e società totalmente disastrate, questi indici salgono perché l'inflazione fa salire gli asset reali e quindi le società che ci sono negli indici quotati. Quindi, detto questo, se non ci sono soldi facili con le obbligazioni, cioè quindi con i tassi che si fermano e torneranno in qualche modo a remunerare l'investimento in posizioni lunghe, anche oltre i 30 anni, se non si possono fare i soldi lì, bisogna farli ancora con la borsa e quindi o con alcune commodity. Al momento il petrolio, ripeto, è ancora sotto pressione, nonostante i continui annunci da parte dell'OPEC di nuove riduzioni dell'output, il mercato si sposta, va sull'argento, va sull'oro, insomma, no? Torna sul rame. Perfetto, allora vedremo l'evolversi della situazione. Io intanto ti ringrazio per tutte le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta.